Buonasera a tutti e a tutte, benvenuti alla quarta puntata di A Tu per Te, un podcast prodotto dall'Associazione Volontright con Informa Disabile nel Comune di Torino. L'ospite di oggi è Gian Piero Griffo, coordinatore del Comitato Tecnico-Scientifico dell'Osservatorio Nazionale per le Persone con Disabilità. E ben trovato e grazie per aver accettato il nostro invito all'ora del tè, anche se non siamo riusciti a mandarti una tazzina di tè fino a Napoli. Va bene, buongiorno a tutte e a tutti. Ringrazio, sarà per un'altra volta. E oggi è il 3 dicembre. Giornata internazionale delle persone con disabilità, spesso viene chiamata la festa dei disabili. Quanto, secondo te, un certo tipo di linguaggio può rafforzare lo stigma sociale sulla disabilità? Certo, più quello bisogna ragionare in un termine molto diverso, infatti. Io non amo il Disability Pride, non mi piace tutta una serie di situazioni per cui io non è che sono contento di essere una persona con disabilità. Le persone con disabilità vivono una loro condizione di discriminazione, di mancanza di pari opportunità, di violazione di diritti umani e nello stesso tempo di impossibilità ad accedere in eguaglianza con gli altri ai diritti e alla partecipazione all'insieme, diciamo, dei benefici che la società può dare. Per cui più che una festa, perché non è una festa, noi tutti i giorni viviamo un conflitto con una società che ci esclude, è una giornata dedicata ai diritti delle persone con disabilità. Quindi è una cosa ben diversa, è una specie di riconoscimento che a queste persone non si offrono quelle risposte adeguate e quelle soluzioni che consentirebbero a loro di poter essere cittadini come gli altri. Quindi dal punto di vista pratico non c'è niente da festeggiare, c'è piuttosto da impegnarsi perché quei diritti vengano rispettati in tutto il mondo. Certo. E dal 2004 al 2006 hai partecipato ai lavori della delegazione italiana che ha collaborato alla stesura della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, un grosso traguardo per quanto riguarda l'affermazione del diritto alle pari opportunità. Non esiste infatti cittadino sul pianeta che prima o poi non dovrà incontrare la disabilità. Diventa quindi ormai necessario adottare un nuovo modo per di pensarsi, oltre che di pensare gli altri. Ci puoi fare una fotografia di quel che ha significato per te questa carta fondamentale? Allora, intanto è una legge internazionale, non è una carta. Il che significa che gli stati che si impegnano a rispettarla devono rispettare un impegno volontario all'interno di una legislazione che diventa parte della legislazione di quel paese. L'Italia l'ha ratificata nel 2009 e quindi, diciamo, è impegnata a realizzarla. Non è un caso che l'osservatorio è l'organismo che è responsabile di portarla avanti. La carta ha rappresentato un cambiamento sostanziale di paradigma. Prima della carta noi eravamo considerati persone malate, era nostra responsabilità se non riusciamo a fare delle cose e la prevalenza, diciamo, degli interventi di sostegno erano interventi che sono collegati alla salute o all'assistenza. La carta cambia completamente l'idea di chi sia una persona con disabilità e mette in campo le responsabilità della società per questa condizione. Infatti la carta sottolinea che è l'interazione tra le caratteristiche della persona e le barriere e gli ostacoli che la società crea che impedisce a questa persona di partecipare come gli altri in condizione di opportunità. Quindi la responsabilità viene trasferita alla società e agli stati per quella condizione. Forse è il caso di sottolineare che anche quello che viene chiamato la condizione di handicap è una condizione che non descrive realmente come le persone sono escluse, perché genera, in Italia soprattutto, una idea che io sono svantaggiato, ma in maniera molto generica, senza entrare nel merito. La convenzione invece
spiega perché sono svantaggiate e quali sono gli ostacoli, le barriere e le discriminazioni che le persone vivono nell'esercizio dei propri diritti. Quindi è un cambiamento sostanziale. In più, inserisce le persone con disabilità in tutti i diritti umani, cosa che prima non era mai avvenuto a livello, diciamo, sia internazionale sia a livello dei paesi, e inserisce due concetti di base, che sono da un lato la non discriminazione, che mette in campo il rapporto tra la condizione di queste persone rispetto alla condizione di altri cittadini. Ogni volta che c'è un trattamento non rispettoso e non uguale agli altri cittadini, si configura una discriminazione. L'Italia ha varie leggi sulla discriminazione e sarebbe il caso che le persone con disabilità le conoscano e le applichino. Dall'altro lato parla di parità, cioè è un concetto che mette in campo un'idea diversa di come le persone possono essere sostenute nei loro diritti. Parità significa che sempre nel confronto con le altre cittadine e cittadini, le persone con disabilità vengono a dover subire una limitazione nella partecipazione che deve essere assolutamente superata. Che significa quindi che bisogna arrivare a definire quali siano i sostegni, su quali barriere, ostacoli e discriminazioni le persone vivono. In più c'è l'altro elemento, che le persone sono protagoniste della vita, cioè il che significa che devono partecipare nelle scelte che le riguardano, che è un altro dei temi fondamentali e che ha visto in questi anni uno sviluppo notevole delle capacità delle associazioni di partecipare, ma deve essere anche uno sviluppo individuale non ancora riconosciuto. Il quarto elemento è quello di una politica. La convenzione obbliga gli stati a rendicontare come applicare la convenzione in quel paese. Questo ha prodotto in varie realtà delle attività nuove, che sono i piani di applicazione della convenzione, i programmi. Infatti l'Italia tiene due programmi biennali proprio di azione su questa tematica. È insomma un cambiamento fondamentale, in cui le istituzioni devono fare cose diverse, in cui la società è più responsabile nell'esercizio del sostegno ai diritti e in cui le stesse persone con disabilità devono percepirsi in modo diverso ed agire in modo diverso. Certo. Sappiamo che tema a cui tieni molto è la cooperazione internazionale. Secondo la tua visione, perché è importante parlare di cooperazione internazionale anche quando vi è una carenza negli interventi di tutela del diritto a livello nazionale? Allora, è un tema che viene spesso sollevato. Io lavoro molto a livello internazionale e so quanto pesino tutti i paesi nell'esercizio, diciamo, di cambiamenti della vita delle persone con disabilità. La mia organizzazione pensa che prima di tutto, e DPI, Disabled People International, la sviluppo dei diritti in tutti i paesi aiuti a cambiare l'approccio internazionale sulle persone con disabilità, che poi hanno una ricaduta a livello nazionale. Basti ricordare che quando è stata approvata la convenzione, in sala c'erano 140 delegazioni dei paesi che avevano il potere di farlo e 800 leader del movimento delle persone con disabilità, che in teoria potevano solo ascoltare, ma che in realtà hanno contribuito in maniera pesante. Allora, ogni volta che si lavora, io sono presidente della Rete Italiana Disabilità e Sviluppo per la cooperazione internazionale di sostegno ai diritti delle persone con disabilità di quei paesi, si dà un contributo ai nostri stessi diritti e si mette in campo l'idea che se in tutti i paesi si sostengono i diritti delle persone con disabilità, l'Italia deve fare lo stesso e deve attrezzarsi per far sì che quei diritti diventano esigibili e praticabili. Certo. E a proposito appunto del DPI di cui hai appena parlato,
Ci puoi parlare della ricerca sulla condizione dei migranti con disabilità in Italia? Tra l'altro, questo è il modo in cui ci siamo conosciuti, anche grazie alla collaborazione con il progetto Prisma. Sì, nel 2017 io sono membro del board dell'European Disability Forum, il quale organizzò un incontro con l'UNHCR, che è la responsabile delle Nazioni Unite per i rifugiati, e con la Commissione europea. Lì emerse con chiarezza che loro non avevano dati, non se ne erano mai occupati, non avevano mai preso in considerazione il tema dei migranti con disabilità. Perché, vedete, le persone con disabilità non sono una categoria, sono una trasversalità all'interno di tutte le realtà sociali. Significa che sono bambini, sono anziani, sono turisti, sono studenti, sono disoccupati. E quindi in tutto questo quadro, anche all'interno dei migranti con disabilità, la questione è sorta di una mancanza totale di informazione. La mia organizzazione è stata coinvolta in un progetto europeo che si chiama appunto Accesso ai servizi per i migranti con disabilità, e in quella occasione abbiamo potuto fare dei report nazionali in quattro paesi, tra cui appunto l'Italia. E noi abbiamo deciso di pubblicare un libro proprio su tutti quei report e quelle informazioni. Purtroppo in Italia il tema è ancora pochissimo trattato. Noi abbiamo iniziato un'operazione di diffusione, abbiamo fatto un primo webinar nella regione Emilia-Romagna, adesso speriamo di farne in altre regioni col sostegno appunto delle organizzazioni che si occupano di queste persone. Tra l'altro, il Prisma è il servizio appunto legato all'accoglienza dei migranti con disabilità, è probabilmente la miglior pratica d'Italia sul tema, e noi l'abbiamo valorizzato proprio perché mette insieme tanti elementi che per noi sono importanti, non solo l'accoglienza, ma il peer counseling per rafforzare le persone, la possibilità di accompagnarle in tutte le fasi complicate, e nello stesso tempo trovare quelle soluzioni che sono praticabili. Vale lo stesso discorso di prima: le persone con disabilità che noi sosteniamo aiutano a sostenere tutte le altre persone con disabilità. Assolutamente. E parlando invece di un argomento più tecnico, cosa ci puoi raccontare dei fondi PNRR, Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza? Una delle sue parti fondamentali è appunto l'inclusione. Come siamo messi per quanto riguarda il rispetto dei diritti per le persone con disabilità? Il tema logicamente è cominciato dalla pandemia. All'interno della discussione è emerso che il tipo di soluzioni di protezione non funzionavano, e quindi il discorso ha cominciato a svilupparsi attraverso una serie di azioni a cui hanno contribuito molto le due federazioni nazionali, la FISH e la FAND. Ma nello stesso tempo anche noi come osservatorio abbiamo interloquito. Oggi il PNRR ha due elementi che oggi stiamo cercando di realizzare. Il primo è legato al monitoraggio di tutte le azioni, non solo una missione, come spesso si pensa, quella 5 sulla coesione, ma tutte e sei le missioni saranno monitorate dall'osservatorio per verificarne l'inclusività e il rispetto dei diritti delle persone con disabilità. Si tratta di accessibilità, di fruibilità, si tratta di non discriminazione, di attenzione alla vita indipendente, di universal design e di partecipazione. Sono tutti concetti che aiutano poi la realizzazione dei progetti singoli a rispettare delle norme che sono già norme dello Stato. Dall'altro lato, ha prodotto, grazie all'impegno del ministro Stefani, una proposta di legge delega che oggi è in discussione in Parlamento, in cui interveniamo sostanzialmente sulla legge attuale del welfare, sulla legislazione sia nazionale che regionale. Introduciamo da un lato
la valutazione e il riconoscimento della condizione di disabilità. Lo ripeto, la condizione di disabilità è l'interazione tra le persone e le loro caratteristiche e l'ambiente. Non è la malattia, non è una condizione che è, come dire, di gravità come l'handicap, perché è legata invece ai sostegni. Ogni volta che io identifico qual è il problema, la società deve comportarsi in un certo modo. Anche per le persone che vivono discriminazioni e mancanza di pari opportunità più elevate, la Convenzione dice che bisogna dare maggiori e più intensi sostegni. Quindi il tema è proprio questo, è la responsabilità che si trasferisce dalle persone alla società, all'ambiente, all'insieme delle attività che vengono svolte. L'altro aspetto è quello invece di prevedere progetti personalizzati partecipati. Cioè la personalizzazione è fondamentale, oggi non avviene in Italia, e la partecipazione alle decisioni che riguardano il progetto di vita di ogni persona è fondamentale. Non si può dimenticare che tutti gli altri cittadini scelgono, con tutti i limiti che possono avere. Le persone con disabilità sono scelte da altri rispetto ai temi che riguardano la loro vita. Certo. E per quanto riguarda la tua opinione, quale impatto ha avuto la pandemia sulle persone con disabilità e le loro famiglie? E cosa abbiamo imparato e soprattutto cosa ci prospetta il futuro? Allora, prima di tutto è una riflessione sul tipo di welfare che in tutto il mondo è sviluppato. Il welfare nasce nei periodi di crisi, prima guerra mondiale, crisi del 29 in America, crisi della seconda guerra mondiale. Quindi nasce in un contesto dove il problema era la protezione delle persone che avevano maggiori problemi. In realtà quella protezione spesso esclude le persone dall'inclusione. Da qui il primo elemento: in Italia la pandemia ha significato da un lato morte negli istituti a un livello elevato, nella prima fase si parlava di più del 40% di persone morte negli istituti, dall'altro lato si parla di un processo che ha colpito in maniera pesante, come ha detto la commissaria dell'Unione Europea all'equità, in modo sproporzionato rispetto ad altre persone. Da qui il passare a una applicazione della convenzione per un welfare di inclusione. Il welfare di inclusione significa che io sono più protetto se vivo in famiglia o nella mia vita con una casa e una famiglia mia o altro, senza che possa essere abbandonato in un istituto. Dall'altro lato sono tutti i servizi che devono essere messi in campo, che devono avere una risposta inclusiva. Se c'è bisogno di essere inserite in una piccola struttura, allora quella piccola struttura deve essere scelta dalla persona, deve essere sempre legata a un progetto personalizzato e nello stesso tempo deve poter avere la possibilità di libertà. Se pensiamo come nelle residenze per mesi non è stato possibile avere nessun rapporto con l'esterno e nonostante questo si moriva, perché spesso venivano, diciamo, infettati dalle persone che vi lavoravano, vediamo che è un cambiamento sostanziale. Ogni volta che una persona può partecipare, inizia a cambiare proprio la logica. E la logica è proprio questa. Le persone con disabilità non sono oggetto di intervento, ma sono soggetto del cambiamento. E ogni volta che loro partecipano in maniera competente, quella loro competenza produce innovazione, perché introducono uno sguardo diverso, uno sguardo legato a problemi reali e nello stesso tempo a soluzioni praticabili che nel tempo sono state sviluppate dalle stesse persone con disabilità. Bene, grazie. Grazie al nostro ospite e grazie a voi per essere stati con noi. Ci vediamo alla prossima puntata di A Tu per Te Podcast. Buonasera a tutti e buona giornata a tutti quanti.